Ci eri andato vicino col Seravezza. Stavolta, finalmente è entrata, raccontaci un po' le tue emozioni. Ah, finalmente sono sbloccato, ho fatto il primo gol importante, una partita importante e non potevo chiedere di meglio. Visto che il primo gol è anche una dedica particolare. Ah, non dedico alla mia fidanzata. Che partita è stata? Il mister ha detto praticamente perfetta. Sì, è stata una partita perfetta dal punto di vista sia agonistico che qualitativo. Abbiamo meritato di vincere dal primo all'ultimo e giocassimo sempre così saremmo tolti più soddisfazioni. La salvezza non è ancora aritmetica, manca ancora qualche punticino, vediamo anche dai recuperi dei prossimi giorni cosa succederà. C'è un po' però anche la testa più libera in vista delle prossime partite. Sì, sono stato libero perché non vincere la partita qua sarebbe stata molto dura. Adesso appunto la testa è più libera, però dobbiamo cercare sempre di fare punti anche per un'ambizione personale. Ecco, siamo una squadra giovane, giovanissima, sarebbe importante proprio da parte di tutti, tua e dei tuoi coetanei, mantenere appunto la testa giusta. No, assolutamente. Così almeno è una vetrina importante ogni partita e dobbiamo cercare sempre di fare il massimo, di dare il massimo sia per il rispetto ai tifosi che ci seguono sempre, sia appunto per noi stessi.